Geppo, riscosso controlla la nonna. No, aspetta, è vero? Perché io non lo vedo da qui. È vero? Amico, ti chiedo perdono. No, ho riscattato un redeem costosissimo dove devo controllare come sta la nonna. Un minuto. E piscio anche. Aspetta solo un minuto, ok? Ok. A ogni mondo ha le sue regole. Figlio di puttana. Ma hai mangiato, vero Jeff? Eccolo lì il bastardo. Ah, Gabri, sarai contento di sapere che non solo ho chiesto non solo ho chiesto alla nonna come stesso, non solo l'ho appurato, ma le ho anche detto grazie per tutto quello che fate per me, ti voglio bene, sei contento? Ho aggiunto quel plus che non si poteva riscattare. Grazie per la pazienza, amico Marco. Sono qua a combattere. Ma che pazienza? No, ma è vergognoso, ma che vuol dire? Pazienza, un paio di cazzi. È lui? È lui? Sì, è lui. Ma che succede? Ma che ha da fatto? Da quando stai combattendo? No, adesso, niente adesso. Scusami, bro, avevo della rabbia repressa. Come lo posso capire io? Sicuramente tanti altri, per il momento sono io vicino a te, lo capisco. Questa volta sto cercando di indebolirlo anche un po', eh. Se lo fai sul corno è buono perché io lo attacco sempre. Sul corno, no! Brutto. Ce l'ha con te. Sì, la voglio, me la sucaccia. Non lo prendo mai, Dio caro. No, ho preso il... Attento, ti ha preso? No. Ma porco no! Dio! Sti no, schifo entrambi. Di attacchi di merda. Ricordati sempre la null back, eh. Ah, bravo. Minchia, se le sto prendendo malissimo in modo strano. Minchia, amico, sono intontito, sono stonato. Sono stonato. Non più. A posto. No! No, vergognoso. No, ma amico, non voglio. No, mi andrebbe voglia di rifarla proprio. Che schifo. Ma che schifo. Abbandoniamo. No. Abbandoniamola per favore. E via, ricominciamola insieme. No, mi viene da piangere. Torna all'accampamento, non alla base. Come si abbandona? E abbandona missione nel menu. Ok. Ma nel senso che siamo ancora qui, la possiamo riprendere? No, bro, dobbiamo andare alla base, ci serve il cibo del... Vabbè, non possiamo prenderlo qua, scusa. Capodanno. No. C'è solo là.
Stera, caccia celeste. Scusate ragazzi, orribile. No, ma proprio brutto, non ti amico, ascoltavo. Sì, sì, sì. Amico, non devono vincere moralmente su di noi. Mi sento proprio un gioigino anarchico socioterrorista. Tutti così siete, Wega Pippo. Wega Pippo, siete proprio tutti così voi gioigini, ma è esattamente così. Che ve la sentite anche sucata, eh? Presa. Appena arrivato, hai preso la missione? Yes, bravo. Vado. Per me, amico, la vera vittoria non sarà solo quando lo finiremo adesso, ma quando lo battiamo la seconda volta di seguito. A mezzanotte c'è il trailer di Tenkaichi 4 e io e Jeff ce lo vedremo assieme dopo aver ucciso i Kirin. Questa è la missione in cui uccidiamo. Questa è la promessa. Io ci tengo così tanto, ma così tanto, sia la vittoria che questo, che dico che mi perdo il trailer se non vinciamo. Certo. E noi il trailer lo guardiamo al 100%. Al 100%. Ok, già ho usato una mega pozione, quindi non è che ti posso chiedere un rompimento di cazzo. Vediamo se riesco a prendere qualcosa. Va bene, anche 9 vanno bene. No, ne ho 10, ok. Ciao Super Civile, Jeffozzo hai mai stroncato un bel Diablos? Quella stronza pseudotalpa dinosauro, dinograno va... Ma perché? Tu sei una cacciatrice, Cipre. Sei una cacciatrice. Che cazzone gigantesco che ti ritrovavi, per favore. Non riesco a pensare che tu abbia la figa. Mi dà fastidio pensare che tu ce l'abbia. Sei una cacciatrice. No, assolutamente. Questa è comunque la mia prima volta. Se tu... Ma intanto che fighi partire così insieme. Se tu hai ben presente il gioco, sai il punto in cui siamo e il punto in cui sono io proprio per la prima volta nella mia vita. Ci ho giocato su console anni fa. No, io con te ci voglio giocare, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Andiamo. Andiamo. Le messe via le pozze, Jeff. Non penso. C'eri quando ieri... Era vero. Stavo parlando con una, Marco Cupidino. Sono andato sul suo profilo Instagram e io ho detto, però minchia che bellissimo seno che hai. E tu certo. In chat, no Marco, ma che fai? Certo. Vergine, ma cazzo. Scusatemi no, ragazzi, devo sfogare da qualche parte. Sì, e comunque hai preso veramente una delle fette della rabbia più, diciamolo, abbastanza insulse di quello sì, che hai detto. Sì, no, però, mamma mia. Scusatemi. No, la voglia. È la stessa... Vai! È sotto. No. No. Non provare ad attaccarlo, ti prego. Nonostante le mie manti, andiamo col papà. Andiamo col papà, andiamo. Secondo me scopriamo che sono gli stessi e che loro vivono soltanto del senso della rabbia altrui. Ok. Grazie Lele. Ma tanto le pozioni per il momento... No, ma vanno benissimo. Perché utilizzo veramente tipo quelle della scorta. Se sono le stesse. L'importante è che c'ho le mega pozioni e quelle ce l'ho. Rocca sono qua. Le stesse. No, allora Super Go. Tanto addirittura in quello di prima neanche lo usate. Allora. Fai rientra che è appena sotto. Poi ciò che tieni salve e lo tieni, ok. Questo forse è un consiglio da leggere prima e Rocca roll, andiamo. Ah, sta andando nel suo nido di merda, ed è là che morirà. Che bella premessa che hai detto, amico mio. Aspetta che... No. Comunque abbiamo scoperto che non sono immuni al sonno. No, perché c'è qualcuno che lo è, fra i mostri. Penso qualcuno, certo. Tipo, forse tipo l'imbattibile Janos. Combatti figlio di puttana. Ma è bellino, ma proprio bellino per non dire veramente tipo super bello il monolocale che ti ho inviato, visto? Mamma mia, è proprio maestoso il papà. È grande. Ah, ok, sei già davanti, quindi normale, ok, va bene. No, non ti ho aspettato perché tanto qua non posso saltare. No.
Basta. Via. Voglio coraggio e pugni. Ah, ma allora è vero, amico. Che? Allora è vero. Lui già è partito abbastanza in rage, eh? Sì. È lui. È lui, è lui. Aia! No! Ok. Non voglio manco un goccio di vita. Sto attacco è terribile. Minchia, però questi qui vicino a lui sono veramente rapidissimi, buttano la Madonna. No, no, aiutami, aiutami, bro, attaccami, attaccami. Yes, yes. Mi ha attaccato lui, mi ha attaccato il mio amico. Ok, ok. Yes, minchia, a me non mi attacca mai sto cazzo di gatto. Oh, la vita a niente, aspetta. No, 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 no. Calmi, calmi, calmi. Ma pochi... No! Attaccalo, attaccalo. Sorry, scusami, eh. Oh, è stanco. Questi qua m'hanno adesso. Io, io, io. In faccia. Sbang. Sul cornazzo. Faccia di minchia che non sei altro. Ora sul corpo. Minchia, ti disintegro. Ah! Ai. Se mi colpisce sono finito, se mi colpisce sono finito. Bravo. Sì, va bene. Mamma mia. Grande! Grande, 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 grande. No! Devo scendere, mi butto, ciao! Amico, sta salendo anche quello, buttati! Sta salendo anche quello, è un bordello, se non spostiamo il campo di combattimento. Tanto quello là non attacca. Sta attaccando, sì. sta per attaccare, buttati, siamo nella tana, buttati, okay, buttati, okay, vattene. Me ne vado. Ci sei? Vado, vengo. Vedi che qua li lancia i fulmini, eh? No, ma poi io ho chiesto una Vigor Vespa, perché non me l'hanno portata? No, scenderei ancora perché assai, amico. No, io scendo un attimo. Perché ti sta salendo ancora addosso? È rimasto lì. Ok. Comunque vedi, l'altro non ti attacca se non lo attacchi, eh? No, eravamo nella tana, amico. Nella tana attaccano tutti e due. Non è ancora tanto accurata sta cosa, però forse sì. In quello lì è entrato con le animazioni di chi era in combattimento, eh. Sta scendendo giù. Su. No, aspetta, no. Ma questo è l'altro. Questo è l'altro. Sì. È ancora nella tana quello là. Ma che cazzo succede? Dove sei, amico? Nella tana sto andando, perché lui è ancora là. Ma chi, il papà? Sì. Guarda. Ma sta... ok. Sta scendendo, amico. Anche lui, sta scendendo. Ok. No, stanno combattendo tutti e due, amico. No, aiuto. Stanno combattendo tutti e due. Tutti e due qui davanti. Dobbiamo... no, non esiste. Scappiamo e basta. Scappiamo e basta. Ti prego. Merda, meno male che abbiamo scoperto che sono sul terreno. Vabbè, se fanno salto siamo fottuti e basta. Vedo tuoni, vedo lampi. Anch'io. Merda! Oh, merda! No, mi hanno preso! Veramente? Scappo via. Vattene, dove cazzo sei, amico? Te la stai svignando come sì, Usopp? Sì. Però mi seguono. Io sono alla zona centrale, proprio dove abbiamo cominciato il combattimento.
Sì. E sono in combattimento. Che culo. Che fighe. Che fighe le doppie lame. Che fighe. Che grandi coppe che sono queste doppie lame. Attento! Minchia, che fa le fa sta discesa e mi distrae. Sono sopra. Bravo, bravo. Colpisco tutto. Bro, ragazzi, gli dobbiamo fare l'inferno. E giù. Bravo. Di già. Noi. Ma c'è lui, no. Ok, attento, attento. Bro, scappiamo. Ma ci siamo confusi. No. Amico, se vuoi. No, no. Me ne sono proprio andato. Mi stanno seguendo, sono dei pazzi nel culo. Ok, io sono esattamente alla posizione di prima, eh. Uno si è avvicinato a me. Però non so se è quello nostro. È qui sotto, non è qui sotto il nostro. O no? Penso di sì, questo qui è tutto bello corazzato, quello che c'ho io. No! Sono giù con lui, eh. Io lo sto combattendo questo qui. No, bro, stai combattendo quello che è sano. Scusa, è che li odio così tanto che non riesco più a sopportare la loro esistenza, amico. Capisco. Oh merda! Mi ha colpito, ma sto cercando di scappare, non sto facendo l'eroe, eh. Mamma. Oh merda, ok, posso scappare meglio, effettivamente. Ma tu stai combattendo? Eh sì, bro, ti aspetto. Ma amico, sta scendendo lì quello, eh. Oh merda. Ma amico, sei sicuro che questo era quello ferito? No. E infatti l'altro ce l'aveva un sacco di cicatrici. Però pensavo che gliele stavo facendo io in quel momento. Uccidiamo questo e basta, dai. Però chissà quanta vita si può recuperare l'altro, che palle. Se non dorme non la recupera. È vero, vero, vero! Yes! No, non voglio... Mi ha preso due volte. Un attimo. Ma non ci posso vedere. Mamma mia. Super danni, tutti quelli che ho potuto. No bro, sbennato. Yes. Peccato, devo fare la cosa con la coda, eh. Attento. No! Questo è quando entri in rage. No! Ah, amico, quando entri in rage ha fatto tre campi di cotone adesso. Di fulmicotone. Meno ma... Zoppica! Bene a farlo, a ferirlo, perché ci serve. Pezzo di merda. L'hai ferito, bravo. Andiamo. Secondo me stai affrontando quella forte, ma alla fine non cambia molto. Secondo me no, Emanuele, che secondo me cambia un sacco. No, tutto cambia. No, questo qui lo colpiamo come fosse una bambola a un certo punto, eh. Amico. Minchia, che combattimento strano. Rosham, c'è il padre fortissimo davanti. Infatti mi sento strano anch'io.
Amico, è strano, Attento, attento con cosa fai. Stiamo qua, non stiamo qua, non esiste il combattiamo in duro. Fatti seguire da uno. Riesci? È qui sotto. Yes. Minchia che attacco, yes! Gli ho rotto il corno, bravo. Ok, ecco cosa cazzo è stato, andiamo. Minchia, no amico, tutti e due se la stanno dando alla fuga ormai, eh. Che risali veramente perché sei... Brown. Mi sa che questo è il figo che comunque ce l'abbiamo, vero? Aspetta, scusami, intanto il corno lo dovevamo raccogliere? No, non si, si rompe, non cade. Ok, ok. Quindi è solo una protezione... Au! No, è il papà questo qua. Che è solo ricoprire di schiaffi, figlio di puttana. Comunque sul Rise c'è il cane, che ti che cavalchi. Ah, oddio, vero? Però che non passa l'attacco, no? Sì, sì, è il tuo compagno principale. No, aspetta, perché abbiamo un gatto? No, scusa. Ora sembra il coglione dei coglioni, però. Va bene così. Ok, bro, gli do il mio super attacco. Wait, fammelo godere. Minchia, bro, dai. Sta dormendo in rage. Cioè, c'ha i fulmini del Super Saiyan 2. Ok, non attaccare, Fallo. Lo prendo. Sì. Bravo. No, ho iniziato il mio rage attack. Sento. No. No! Merda. No, amico, soltanto perché ero una rage attack che non farò mai più. Mai più. Oh, ragazzo. No, ma non esiste. Ma non esiste. Non esiste. È morto. Che è successo? È morto. Bravo. Che palle. Peccato. Contro questo una morte. Non devo dar... No, non devo dargliela per niente. No, a lui no. No. Minchia, se dei soldi non me ne sta sbattendo un cazzo, eh. Sì, ma chi se ne frega. Anche in Iceboard ti vanno una cavalcatura, mangia, magari puoi. Ah, vero, che faccio? No, aspetta, intanto vado a... Devi mangiare, sì. Sì, però intanto vengo a prendere quello che posso, perché mi interessa il drop, comunque. Vabbè, ma mangiare subito lo fai. No, ma ormai ero a metà strada quando me lo sono ricordato. Mastica brodo. Ciao, bello, grazie per il primo abbonamento. Mastica brodo, ragazzi, wow. Sì, i primi che vi state abbonando, io non sono così. Intendo come persona. Intendi del gioco a Monster Hunter oppure così scarso? Non gioco a Monster Hunter. Nonostante io stia giocando. E vaffanculo, da Brent. Ma come non è così? È il motivo per cui ho fatto l'abbonamento. Io amo Monster Hunter, ma che cazzo di problemi c'ha con se stesso? Sono qui lo patatone, ti seguo ogni tanto su YouTube, sei veramente un amico. E ti mando un bacio. È patatone come mi chiama la mia fidanzata, quindi c'è un certo livello di apprezzamento. Dopo lo sai che schifo. Anche Cipre mi chiama patatone. Scusa. Merda. No, fermo, che fa? Non combattere, per favore, non combattere. Ok. Io solamente... Ha preso il corno tuono, anche tu prendi il corno tuono? Sì, ne ho tipo 6. Due corno tuono, ok, non è per niente forse raro come potevo pensare. Coda. Ok, bro. L'ho portato nella zona larga, eh. Ok, devo andare a mangiare, però. Ok. Yahoo!
Prendi gli oggetti e ti puoi trasportare nell'accampamento. Come? Come, ragazzi? Con la Magari ci. mappa, con la mappa. Ma non lo sapevi? No. No, odioso. Queste minchiate si perdono gli shot in là. Forse. Chissà se sono andato. Penso che sono andato all'accampamento 1. Grazie, ragazzi. Vieni qua, cesso. Vieni qua. Amico, non dobbiamo. Se la chiudiamo, se la falliamo è. Non la falliamo. Ma se la Minchia, non mi vuole falliamo. seguire giù lo stronzo, vuole stare là. Ci sei, no? Dobbiamo. Yes. Dobbiamo troppo vedere Tenkaichi. Mancano 20 minuti, ce la facciamo. Peccato che non riuscirò a aggiustare la videocamera. Che cosa di cazzo? Che cosa di Ma cazzo? come mai? Non lo so, OBS ha fatto queste cose. Attento. Sto attentissimo. No, ma attentissimo. Grazie del ride. Goccia. Oh, ciao! È super goccia? Che Goccia è lei. bellina, che bellina! Pazza di merda, completamente schizzata, eh? Chissà, chissà. No, non è schizzata, sento che è pura. Una pura pazza! Dai, yes. Questo. No! Bro, io te lo dico sempre, quando lui finisce l'animazione devi stare attento. Ce l'ha con te, Yes. oh. Yes. E mi sa che me la suga però. Bro, null bacca, null bacca, bro. Non lo fai mai, devi farlo. Ok, grazie. Ok. Minchia, se ti faccio cadere quel corno di merda che ti ritrovi e te lo indebolisco subito. Attacco goccia! Yahoo! Yes! Sei L'ho ferito, gli ho pronto? tolto il turno, io ho tolto il corno, gli ho tolto il corno, yes. Nice. Si è Oh, offeso, sta si è scendendo. offeso. Bro, quella è la nostra zona, là è dove noi siamo. Ah, no, io ho tolto? Sì, io l'ho tolto. Sono sopra, bro, sono sopra. Bravo, amico. Vai. Fare indebolire. Mai. E giù. Che palle. Corno rotto. Via. Sta male. Oh Oh, merda, è merda. nostro, il figlio di puttana è nostro. Cello. Va bene, cote. Lo sto scemo. Va bene, Nikkeo, sarà il nostro segreto. Poi goccia è veramente una piccola bella gocciolina. Gocciolina intendo gocciolina, pavesi, tipo da mangiare. Prendilo. Merda. Comunque non stesso. È vero, Emanuele, è vero. Però sai che significa che sta andando a dormire, vero? Che è l'ultima volta che ci siamo priati di questa cosa, che siamo stati contenti di questa cosa, siamo morti come coglioni. Abbiamo le botti. Abbiamo le botti. Sei al Amico. massimo, vero, con tutto? Tutto, coda e vita, coda e Bro, che vita. bello che stiamo giocando a mostrare assieme. No, fuori di testa, e che bello che stiamo facendo la figura dei pezzi di merda. Non vedevo l'ora, non vedevo Già, l'ora. già, già. Abbiamo distrutto tutto ciò nel nostro cammino fino ad ora. Minchia se ora abbiamo incontrato il concetto del Nen davanti agli utilizzatori proprio. Però i primi utilizzatori. Domme. Com'era quella cosa messinese? Vedi che ghionno, vedi che ghionno. Ehi, oh, non ti fare picchiare tu sono, vedi che ghionno, vedi che ghionno, vedi che ghionno, vedi che ghionno. Vedi che ghionno, vedi che ghionno, vedi che ghionno, vedi che ghionno. Non ti fare picchiare tu sonno. Non ti fare picchiare tu sonno, vedi che ghionno, vedi che Vedi che ghionno, ghionno, vedi vedi che che ghionno, ghionno. vedi che ghionno. Ehi!
trovarmi là. No, ma io ero così tanto innamorato di quel gruppo che mi sono fatto incidere con un coltello nella mia prima chitarra il nome del cantante. Ci sei, vero? Amico, sì, aspetta, fammi usare la botte. Cioè, nel senso non che non voglio neanche commentare quello che mi hai detto. A posto. Botte. Botte 2. Due botti. No. Alexa, basta. Ci sei? Amico. Attaccalo. No, Nether. Wow, mai visto sta cosa, Wow, difficoltà. Amico, tutto quello che puoi. Ci sono. Tutto quello che puoi. Cerca di vendicarti di tua madre. Subito. Ti voglio bene. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo vedere Tenkaichi. Bro, io avevo messo la sveglia di Alexa per ricordarmi di Tenkaichi. Oh, man. No, devo aggiustare la cam. Prendi i pezzi. Schifoso. Oh, merda. No. Wait. Maledetto idiota. Ti prego. Che bravi con The Kill. No, vabbè, che cosa hai detto? Oh, merda. Mori, pezzo di merda, muori. Coda, criniera. No, Tenkaichi, ne parliamo, ritorniamo e voglio l'armatura, voglio. Qua ci sono dei pezzi di metallo, bro. Oh, mio Dio. Bro, ma... Stavolta no, il papà, no. Quando eravamo giù, l'abbiamo sbennato. Sì, ma è stato un combattimento anche molto anomalo, amico. Ce lo siamo divisi, abbiamo iniziato con lui. Poi guarda quanti sul oggetti. Figlio. Mamma mia, quante volte l'avremmo preso se non avessimo perso. Quattro tuoni. Che cos'è l'encomio? Buono conferito che dimostra coraggio? Merda. Questi qua li collezioni, però è bello che il primo l'abbiamo preso così. 6 corni mi hanno dato. Amico, andiamo subito alla forgia. Istantaneamente a vedere come cazzo è. Madonna, wait, non ti sento? Madonna, ragazzi. Da veterano di World è molto bello potervi giocare le prime fasi del gioco e imparare il gioco. Già, io comunque ci gioco da una vita a sto gioco. Quindi, quindi lo prendo come un insulto. Lo prendo come quello che hai scritto, perché io me lo posso permettere. No, per te è un complimento, per non insulto. No, abbraccio la grande. Mi chiedo. Forgia, vediamo qua un po' l'armatura di sto stronzo. Mamma mia. Dov'è? Eccolo qua, il Kirin. Ti piace? Anteprima, vediamo. Fa schifo. No, ti prego, aspetta. È brutto. No, in realtà è fighissimo. No, è fighissimo. Aspetta, da fa schifo. Ma anche se facesse schifo, è fighissimo. E forse di questa l'elmo io lo voglio far vedere. No, bro, è metrosessuale al massimo. È proprio metrosessuale. Ok, wait. E mi sa... Come? E mi sa che me la posso fare tutta. Come lo faccio vedere? Come la provo un attimo? Non ci posso credere. No, bro, se ti dico una cosa ti metti a piangere. Per favore. Parte di questa armatura è del Paolomo. Quell'idiota. No, è cristallo di luce. Sì, è cristallo di luce. No, amico. Si skippa. Basta. Armatura persa. Non ce la facciamo. Non esiste. Io la faccio. Io ho iniziato a farla. Mamma mia, che brutta. No, non mi piace. Non penso mi piaccia. Vediamo. È stupida, bella. Già non posso farne un pezzo. Mi serve qualcosa. A me ne manca. Ah, no, aspetta. Agghiacciante. È agghiacciante la mia. Il mio stadio è agghiacciante in questo momento. No, sto entrando veramente all'OMD in una festa dell'Arcigay. Ah, no, aspetta, a me servono solo pezzi di lui. Ancora pezzi di lui però scemi, tipo criniera e pelle. No, a me serve soltanto il cristallo luce, ho finito.
cristallo luce lo prendi proprio con nei minerali mentre... Ah, vero? Sì, sì, sì. Allora, ci sono. In realtà sono un tipetto e forse era il tipo di armatura completa che stavo aspettando, eh? Per poter mostrare le mie fattezze da ragazzo che si identifica una ragazza. Smetti, non dire bugie. Dove sei? Nella tua forgia. Aspetta un attimo. Io te le sono sbloccato. Stai andando in disco. È vero che è un po' un anni 70 preistorico. No, bro, la spada è bellissima. Quale? Perché stiamo andando per vedere adesso. La spada è troppo strana. La spada da migliorare o da forgiare? È da migliorare. A me viene come probabilmente come a te. Devo fare una spada di dragosso che ce l'ho. E poi posso migliorarla con una sua pelle. No, bellissima. Non così no, in realtà non è malissimo. Ok, fiammeggianti. Si può giocare anche da soli Monster Hunter, sì. Ma non ne vale per niente la pena. Proprio è da fare assieme. Anche perché poi ci sono dei mostri che non puoi battere da solo. Ok, allora. Quindi io ce l'ho quella la dragossa, fatemi capire. 9 minuti a Tenkaichi, eh? Io però non ho capito, cioè... Ok, aspetta... Ah, ok, aspetta... Ok... Dai, allora andiamo con te. Osso corallino. Ah, ok. Wow. Secondo me... Dobbiamo rifarlo. Aspetta... A te cosa manca, quindi? Il coso della luce per e basta per le armature. E io invece pezzi proprio insulsi di lui che posso prendere anche solo scalcandolo. Non ho capito, ragazzi, io non avevo le cose fiammeggianti fino ad ora. Sì che ce l'avevo. Tu hai appurato che quelle cose che avevo addosso erano fiammeggianti, amico. Fiammeggianti che vuol dire? Comunque che scalavano in fuoco. E che ne so io. Però toccava fare anche l'elmo, dai. No. Cioè, sì? Sì. Ah, ma perché lo potevo fare? No. Mi mancano soltanto per fare... Devo fare l'elmo e i guanti. Oppure lo potevo fare, non l'ho visto. Io solo i guanti. Però ovviamente non metterteli, perché se no non hai l'abilità di questo qua. Devi averla tutta completa per avere l'abilità piena. Ah, quindi non devo mettere i pezzi? Se te ne manca uno, no, perché se no, cioè sei più forte di difesa, ma non si attivano le abilità. Ma perché qual è l'abilità del Rashan che ci abbiamo invece? Questa è del... l'Angemet. La dico subito perché neanche l'ho controllata. Dove la vedo? Aspetta. Info abilità. Abbiamo forza dell'Angemet, riduce brevemente il consumo di resistenza quando la salute è pari o inferiore al 40%. Secondo me è abbastanza scemo. Difesa fisica più 5, resistenza a fuoco più 6, attacco fuoco più 30, minchia. E poi cose per... E consumo resistenza meno 15. In realtà belle ci sono consumo resistenza meno 15 e attacco fuoco. Ok, amico. Ehi. Andiamo alla caccia celeste, lasciamo il gioco lì. Sì, e respiriamo un attimo. Sì. Per andare dritti sul Tenkaichi World. E ovviamente c'è una pausa. C'è una pausa da fare. Oh merda, purtroppo c'ho la cosa addosso. Va bene, dai. Va bene solo per l'estetica. Wait, ti prego. Wait. Tu sei davvero un personaggio che farebbe non ridire Patrizio Zurzolo. Dalla testa ai piedi, non glielo farebbe notare quando è di persona. Inizierebbe a farlo capire subito quando se ne va. Tipo, ma certo che è quello là. Ma cosa gli piace? Ah, me l'ha chiesto, no, di te, sai.
Che se mi piace il cazzo. La classica domanda, mi ha detto. Ma io ho già risposto, perché te l'ho dovuto richiedere? Ma no, era forse tipo il cazzo. Te l'ha chiesto pure a te, forse dopo, perché mi fa: ma Jeff è gay? Perché gay a quanto pare esiste ancora come parola. Ya, yeah. Ya, yeah. E tu? E io ho detto: senti, siamo tutti tutto. Forse. Jeff non è gay, è gay. Mi picchieranno dei fascisti per strada, cosa sta succedendo? Sincero, ti consiglio di chiudere il gioco senza salvare, mai fatto? Sono stronzato alla forza, senza cattiveria. Allora io faccio esco. Ma salva, salva, che cazzo dico? E salvo il gioco perché sei stato veramente cattivo e aggressivo. No, ragazzi, Casa Pound sta venendo a cercarmi. Casa Pound sta fortemente venendo a cercarmi. Mi serve la tua faccia su Discord, bro. Non funziona.